Intanto devo fare i complimenti alla mia squadra, perché stiamo vivendo un momento difficile a livello fisico. Oggi mancavano tre giocatori, diciamo tre giocatori importanti, Chiumenti, Bencato e Donzelli. Nonostante questo abbiamo giocato una gara veramente gagliarda. I primi 20 minuti di altissimo profilo, con delle buonissime letture in attacco, con una difesa che teneva e anche con buone percentuali al tiro. Abbiamo avuto anche proprio da parte dei giovani, da Di Rossato e di Dincic, dei canestri importanti. Dincic è un ragazzo di 17 anni, Rossato 19, e sono stati in campo con grande faccia tosta. E poi onestamente, cosa è successo? Che sotto di 20 Barcellona alla prima davanti al proprio pubblico non ci sta, quindi ha avuto una veemente reazione nel terzo quarto che ci ha creato parecchi problemi, anche perché, ripeto, noi abbiamo una rosa ristretta e abbiamo dovuto fare i conti con i problemi di falli di Sandri e di Austin. Poi è venuto fuori onestamente, di questo sono orgoglioso, il carattere dei giocatori, in diciamo due aspetti. Il primo è un'importante capacità in attacco di giocare insieme nei minuti chiave del quarto quarto, trovando dei canestri importanti, veramente importanti, da vicino, con Jackson, con Sandri, con Poletti. Bravi. E negli ultimi 5 minuti abbiamo fatto crescere la nostra intensità difensiva. Siamo cresciuti in un momento in cui Barcellona segnava ogni azione, diciamo da affaticati con problemi di falli. Abbiamo giocato negli ultimi 5 minuti 4-5 azioni difensive di buon livello che ci hanno permesso di riprendere in mano la partita. Quindi questa capacità di reazione, di assorbire così il momento negativo, è da sottolineare, perché per noi in questo momento è tanta roba, ecco, e ci ha permesso di prendere due punti importanti, molto importanti. Nella lotta per la salvezza, questi due punti per me sono molto importanti. In parte la dobbiamo già nei momenti decisivi quando Barcellona è arrivata sotto, ha trovato anche dei canestri da un giocatore che già dalla prima giornata era sotto attacco, per dire percentuali un po' Jackson? scarse, però in questo frangente mi sa che è stato quello che Sì. ha preso in mano la squadra. Sì, ma Jackson ha avuto semplicemente nella prima giornata una giornata sfortunata, che può capitare a un tiratore, raramente gli è capitato in carriera. Oggi ha giocato una partita solida, adesso non so quanti punti abbia fatto perché non abbiamo le statistiche, ma è sicuramente in doppia cifra, 18, quindi ha fatto una partita solida, perché oltre ai punti lui è un giocatore che difende, che rimane lì con la testa, che coinvolge i compagni, per cui una gara di spessore. E lui ha preso in mano la squadra proprio come leadership nella seconda parte. Quando recupererà gli infortunati? Vencato se ne parlerà fra parecchie settimane, starà fuori almeno 6 settimane, 5-6 settimane, anche se appunto i tempi saranno poi riaggiornati. Donzelli, anche per lui, rientra lontano. Chiumenti, vediamo quello che potremo fare questa settimana. Ecco, se. Fingerete dal No, mercato? no, no. No. Un Andiamo commento sulle. su Rossato, personalmente non lo conoscevo. Rossato è un esordiente a questi livelli nel campionato di Lega 2 con minuti così importanti. È una guardia di 19 anni che ha fatto bene l'anno scorso in Serie B a Cecina per metà stagione. È un giocatore di temperamento che sta lavorando tanto, diciamo, è stata una piacevole sorpresa questa sera. Anche per lei. Avevo già visto queste cose in precampionato, però in campionato ancora no. Allora, io la cosa che ho detto dopo la partita, io non amo molto parlare sinceramente con i ragazzi perché sotto stress nervoso magari si dicono anche cose un po' più sbagliate, però la cosa che ho detto è che se noi abbiamo questo tipo di atteggiamento non andiamo da nessuna parte. Ho detto, questo tipo di atteggiamento è assolutamente improponibile.
è improponibile dal punto di vista soprattutto a livello difensivo, della capacità di mettere intensità e energia. Noi siamo una squadra giovane di ragazzi, siamo probabilmente più scarsi di tutti quanti, però se abbiamo un atteggiamento del genere in difesa sicuramente le cose vanno ancora peggio. Questo tipo di atteggiamento è improponibile, non possiamo andare 20 punti sotto e poi fare uno sforzo immane per arrivare a meno 3. Facciamo lo sforzo, arriviamo a meno 3, riapriamo la partita, poi magari un paio di scelte sbagliate in attacco ci hanno penalizzato, un paio di rimbalzi loro ci hanno penalizzato. Credo che fondamentalmente le cose sulle quali dobbiamo crescere in tutti i modi, noi non possiamo andare avanti in campionato giocando partite da 80 e più punti. E la partita stasera ce la siamo giocata il primo tempo con 48 punti subiti, lasciando a loro pochissimi tiri contestati, tanti tiri coi piedi per terra. Sempre in ritardo su ogni rotazione, sempre senza grande energia. Noi non possiamo permetterci di giocare in questo modo qui. Lo dico e lo ripeto, poi dopo paghiamo magari la gioventù in alcune scelte, paghiamo la gioventù in alcuni momenti. Abbiamo avuto alcune cose giuste, troppo poche, per poter vincere una partita così importante. Sembrava una brutta copia di Agropoli questa squadra, pagate pure secondo me l'assenza di un'americana, di una guardia inviatrice, ma forse all'inizio avete peccato un po' di emozione, molti ragazzi sembravano addirittura spaesati con certi. Sì, no, è vero. Sai, io voglio parlare di chi ci stava. Chi non c'era, non c'era, punto. Lo sapevamo, purtroppo. Poi quando piove grandina, no? Come si dice, nel senso che nei momenti di difficoltà ti viene anche a mancare un giocatore importante come. Però non c'era, lo sapevamo. Sicuramente abbiamo pagato l'approccio alla partita, la gente, il tifo. Sicuramente i ragazzi ci tenevano a fare qualcosa di positivo stasera. Avevamo anche lavorato abbastanza questa settimana, cercando di recuperare. Tu poi sei venuto durante la settimana degli allenamenti, quindi hai visto, squadra comunque ha messo tanta energia, ha combattuto, si è sbattuta, ha messo delle cose nuove proprio per mettere in condizioni anche Lobo di fare qualche punto in più, e stasera lui ci ha dato un'altra grande risposta. Il problema è che adesso i nostri giocatori dobbiamo lavorare assolutamente sull'atteggiamento, bisogna che prendano maggiore fiducia anche loro, bisogna dargli fiducia, non si può solo dare calci, ma bisogna anche dare qualche carota, sperando che loro reagiscano con più energia. Mancato un rimbalzo in difesa, è mancata due scelte in attacco sbagliate, dove siamo fatti prendere dalla frenesia di un tiro rapido, magari perché stavamo sull'onda del recupero e non le abbiamo messi, magari mettiamo un tiro da tre tra i due piccoli consecutivi, uno è quello di Matteo che era un tiro suo, che ne ha messi altri due insomma importanti. E alla fine, sai, in quel momento lì magari il tiratore c'ha la cosa, però la gestione, magari in quel momento lì invece bisogna continuare a giocare sotto canestro con Lobo, però questo lo paghi quando c'hai dei ragazzi giovani nel ruolo di gestione della palla e dall'altra parte invece c'è un americano e c'è Fulz. Quindi magari hanno avuto la freddezza loro di tenere la palla in mano, di gestire la situazione. E anche se hanno sbagliato tiri, hanno preso due rimbalzi in attacco che ci hanno massacrato. Sull'atteggiamento, sulla difesa, sull'intensità, e deve essere il nostro tipo, il nostro lavoro deve essere questo, essere intensi assolutamente. E prendere anche un po' di ritmo durante la settimana su tutte le cose che facciamo, ma soprattutto a livello difensivo, a livello di uno contro uno. Senza Smith, anche settimana è un problema per adesso, l'intensità scende un attimino. Lo Non ha so. detto obbligo se Barcellona ritornerà sul Adesso mercato. il problema, sai, i problemi sono diversi. Primo bisogna vedere chi c'è disponibile e soprattutto chi è disponibile a venire per un mese.
Questo è perché alla fine, se tutto va bene, come speriamo che succeda, e oltretutto non può essere un giocatore americano, ma deve essere un giocatore passaportato o comunitario o comunque un giocatore che abbia. E quindi su questa situazione qua, rapidissimamente, penso stasera stessa dovremo prendere una decisione. E quindi andare su qualcosa, perché chiaramente, tenendo conto che abbiamo quattro guardie, anche se vuoi mantenere un'intensità forte per 40 minuti, ma in quattro giocatori non è facile, non è proprio facilissimo. Chiaro che loro ci mettono tutto, però poi il problema è che bisogna capire che dove non si arriva con il talento, bisogna arrivarci con le gambe, insomma, ecco. Io ho detto, la difesa è volontà, l'attacco è talento. Difesa. Diciamo, non si parte bene, ma ci sono tutti i presupposti per risalire la china. Ma sì, ma voglio dire, è un gruppo comunque allenabile, assolutamente. Credo che se fosse una squadra, stasera si poteva andare sotto di 40 per come stava giocando Casalpi. Invece la squadra ha reagito, vuol dire che comunque qualcosa c'è in questo gruppo di ragazzi, no? Hanno un po' di animo, un po' di cuore. È chiaro che bisogna prenderli e indirizzarli nel modo migliore, lavorando, il lavoro poi alla fine è l'unica cosa che si può fare. Il lavoro è l'unica cosa che paga, il resto sono solo le chiacchiere.